Bene, più che bene, spero vivamente. Spero si senta bene tutti quanti. Fermi, fermi, fermi. State tutti a scarpita, fermi. Ah, c'è una poltrona vuota poi, fra l'altro. Arriverà dopo. Allora, prima di tutto, questa live più esplosiva e ostica della storia. Grande Aki, ciao. La live più esplosiva e ostica della storia. Perché dico questo? Perché mettere d'accordo tutti questi big top pezzi di. È stato difficile. Pronti via! Allora, benvenuti a tutti sul canale di Ragazzi del Secondo Piano. Vado subito a presentare alla mia sinistra un pollo. Vai, presentate, pollo. Adesso cioè, si è mutato da solo. Questo è malato, eh. Te sei mutato, pollo! Sei mutato. Vai! Eccolo qua, il grande Marco c'è. Poi, sotto, direttamente sotto a Marco, c'ho un Frank. Vai, Frank! Ciao a tutti, ciao. Frank laggeggia e ci stai pure tu. Ma che succede? Guarda qua alla sinistra pure chi c'è. Beh, non ti presenti, dice mutismo selettivo. Via il microfono. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi in diretta Allora, stasera. fermi, fermi, fermi. Siccome c'è pure una poltrona vuota, e la poltrona vuota non a caso è È il grande Amarcord. ospite. No, sì, no, è il grande ospite e il grande ritorno. Sono quelle serate Amarcord, Noi ci le meteore. guardiamo. Le meteore R2P, no, le meteore R2P. Allora, le meteore R2P perché? Perché giustamente ognuno di loro ha partecipato con qualsiasi format. Allora, io comincio. Ecco qua, no, rimetti come prima, per favore. Sei diventato. Sembra che ti sei sdraiato sopra Frankie, una cosa oscena quella che hai fatto. Ok, resta così. Allora, perfetto. Primis, io partirei con Frankie. Allora, Frankie, parlaci di te, dice dove stavi e perché. Oh, mi raccomando, siate pronti a qualsiasi domanda. Vai, Frank. Dove stavo, in che Oh, senso? intanto Stavi grande qui. Vince, come sei comparso qui sul canale R2P? Qual era il format che tratti? Ah, il format che all'inizio trattavo era insieme a te, CTD. Grazie. CTD. E niente, poi abbiamo fatto varie live comunque per quanto riguarda partite su Overwatch, partite su PES. Abbiamo fatto un po' di tutto comunque, cioè nel senso, principalmente roba multiplayer, appunto. Ma un'altra cosa che ti volevo chiedere più che altro io in primis, riesci a fare una presentazione prima che qualcuno magari faccia qualche domanda per magari scoprire qualche cosa in più di te proprio in questa live di Twitch? Riesci a fare qualche presentazione riguardo te? Ci riesci? Le Ma tue passioni, le tue. sì. Io che ne so chi sei, in poche parole, è una cosa breve, insomma, poi se hanno domande magari poi le fanno. Sono un ragazzo di quasi 23 anni, quasi 23 anni, manca poco, e che comunque sia in questo momento è disoccupato, ha finito gli studi 2 anni fa presso appunto il Virginia Woolf come Oh, operatore grande grafico. Lupa che ci ha raggiunto, grandissimo. Beh, 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 vai, prosegui, prosegui. Come perito grafico, diciamo che ho sempre giocato fin da quando ero ragazzino, principalmente, diciamo, avendo te come modello, vedendo te giocare da ragazzino, diciamo, appunto, ho avuto questa voglia anch'io di provare, insomma, questi videogiochi. Ho iniziato col mio primo gioco, che è stato proprio Pokémon Rosso Fuoco sul Game Boy. E niente, quindi abbiamo iniziato con questo gioco e da là si è aperto completamente un mondo e ho sempre giocato da... Saranno... avevo Vabbè, 5-6 anni, adesso forse sei quasi in 7. gacciomane, quindi però dai. Solo gaccia, E dai. adesso... Vabbè, no, vabbè, solo caccia no, però diciamo che come la scorsa live abbiamo, diciamo, capito, sono un tipo da multiplayer. Ok, perfetto. Fermo lì, fermo lì, fermo lì. Tu sei il tipo da multiplayer. Passo direttamente alla mia sinistra alla donna. Prima le donne e poi quell'altro tanto c'ha da fare, vedi che c'ha. C'ha da fare in live, quindi Prego, prego. passiamo direttamente alla donna. Presentiamo la donna. Tu come sei arrivata sul canale? Chi sei? Vai. Bene, cosa dire? Io sono arrivata qui sul canale costretta. Costretta addirittura. Questa è No, greve, scherzo. eh. No, è grave, Da greve. Questa pedanti è greve, richieste da parte tua. No, sto questa è greve. Tante scherzando, richieste. sto Io sono stato pure scherzando. oppressivo e Sì, ossessivo. assolutamente, anche un po' passivo-aggressivo, come chi ti conosce sa che tu sei in realtà.
E niente, vabbè, ovviamente mi avete conosciuto, è orribile quello che stai facendo Stefano, ovviamente è incommentabile. Comunque, mi avete conosciuto per i miei special nel mondo dell'arte e grazie per l'ascolto, Stefano. Io devo ascoltare, se non ascoltare il pubblico ti ascolta, vai. Il E che dire? Niente, quindi sto studiando mondo dell'arte, ancora i miei, curavi certo una la mia rubrica, che rubrica. rubrica curavi? Arte a parte, sì, esatto, Cicerona. Vedi che qualcuno Arte a te... parte, e ovviamente sono studentessa tuttora di storia dell'arte. Sto per concludere i miei secondi studi e lo so che dovrò riprendere, ma sono piena di questo periodo di pandemia. A me mi ha distrutto, piuttosto che alleggerire il carico, sono veramente ancora più carica di esami, di presentazioni e è Ma difficile. pensi che però tornerà Sì, questo certo. format particolare che trattavi? Certo, con mea Comparirai culpa. in altre rubriche a butto lì tante Ma volte. sì, ma Ah, certo, quindi cioè, di stai dicendo che capiterà che accompagnamento. tornerai direttamente sulle rubriche Ma anche PS4? una replica, possiamo mandare quelle registrate? No, no, Sì. no, 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 niente teleregistrato. O vieni in live oppure no, non se ne fa nulla. Va bene, va Nel bene. senso, tu sei stata amante per dire di The Witcher, tu potresti magari venire in veste de curiosa Va in bene. una live di The Witcher? Va bene. Ok, meno male, l'importante è sapere, ma pure una replica, va bene tutto, per i nostri aficionados va bene tutto, per i nostri vicini, vabbè, Grazie, grazie Luba, fermi sì. tutti, spero che mi senta, spero che mi senta, qui c'è una storia dietro, una storia lunghissima, una... Oh! Oh, guarda che cuffie! Allora aspetta, Marco, chiudo la spirale con te per ultimo, vado subito su quello che è appena arrivato, l'ospite d'onore che tutti aspettavano. Allora, fermo! Probabilmente ti sarai perso, uomo dalla lunga barba, probabilmente ti sarai perso quello che è stato l'incipit della live iniziata poco fa, nel senso, ognuno si presentava dicendo sono comparso qui sul canale R2P che facevo questo e quest'altro. E adesso tocca a te, chi sei? Come sei entrato al secondo piano? Vai! Ecco qua, il microfono non ha settato, vabbè, alla grande! Setti sto microfono! Sentite? Adesso sì, la Sì. sentiamo, forte e chiaro, vai! Ah! Vai, vai! A pensare che stavo per dire subito la prima cavolata, che sono entrato al secondo piano dal portone. Vero, vero, pure quello, però, quello è vero, eh. Non è che sono stati mesi dalla strada, sti ragazzi, eh. Si conoscono tutti veramente tra di loro. Ci sono interconnessioni tra i vari membri, quindi attenzione, se ci avete domande particolari, mi raccomando, è il momento per farle, anche personali. Free questions. Vai, Nigel, comunque, vai. Presentati. Comunque, dicevo, sono entrato, grazie ovviamente a Stefano, che ci conosciamo da una vita, e niente, praticamente ci siamo messi a tavolino, abbiamo deciso di fare una cosa del genere e l'abbiamo fatto poi. E grazie a Kenshiro che ha iniziato tutto, Feast of diciamo. the North Star, attenzione, attenzione. Con alcuni video pool molto Ma è divertenti. stato abbandonato poi? Sì, purtroppo sì, Ma che cosa gioco stai abbastanza troppo mangiando statico. del carbone della Befana? Lo stai facendo in Certo? live? Mangi carbone della Befana in live? No, veramente sto girando la sigaretta in Questo non live. si può fare secondo le norme Twitch, hai capito? Non si può fumare su Twitch. Capisco sì che stai a rigirare poi e tiri per l'aria, però Chi è capito? frizzato? È bizzarro. È bizzarro? Chi è che si è frizzata? Lui? Io? No, lui non è nuovo. Attenzione, no, perché dicono che è nuovo. Dicono che sei nuovo. No, allora lui è uno spettro oscuro del canale quando tu non entravi a vedere Feast of the North Star. Lui veniva in live, proprio le primissime live del canale. C'era Niger, ti ricordi? Forse proprio la primissima live c'eri tu, no? Eh sì, mi pare che o era la prima Poi live o uno dei primi video pull che abbiamo fatto, tra le altre spieghiamo che a cose. Non seconda della barba, infatti Sofia sta cominciando a farsi la crescere, più barba c'hai, più vuol dire che sei stato sul canale, capito? Mo non ci fate vorrei sbagliare. caso, gli sta a crescere qualcosa. Taglio i capelli e faccio crescere la barba. Qualche accenno c'è. Infatti Marco, eccolo là. Marco è l'ultimo. Mazza che teletrasporto che mi ha fatto. Marco è l'ultimo arrivato. È il più piccolo di tutti come barbetta. E Marco, qui ci devi raccontare chi sei. Chi sei? Raccontaci, va. Questa è una storia lunghissima, dai. Ecco Sono qui. un pollo. Ecco, così, appunto. Alla grande.
Che te sei... Ah no, te sei perso la live, Lupa, quelle erano vecchie, erano le proprio... Inizio canale si parla dell'ottobre del... Dell'89. Questa sta... Oh, attenzione, Frustex, dona! Manca lui, È manca lui. vero, manca il Frustex, è vero, manca il Frustex! Frustex, ti dovevo beccare su Discord, secondo live per i protagonisti delle nostre bellissime live, direi, di Sì, Apericinema. io sono l'ultima entrata, mi sa, Lumba, vero? Sì, sono l'ultima. No, no, Marco è l'ultima. Allora, c'è la lista cosa. Sofia ha sempre fatto come meglio credeva, nel senso che Sofia era quella che... Lei Io curava rubrica, sbroccava regista, sbroccava sceneggiatore, sbroccava tutti, sicché ha deciso pure quando è finita rubrica senza avvisare nessuno. Ma, vabbè. Baritetto Cioè, qui... sì. No, adesso ragazzi non ho tempo per queste cose. Cioè, va presa con le pinze, raga, ma sono donne, se capisci? Cioè, io capisco che le donne Marco? sono superiori, E che però... cosa è successo? Esatto, e che cosa è successo? È successo che è esplosa Arte a Parte, Sofia Infatti, Docet. manca Massi. Infatti manca il nostro caro Max, e Max lo andiamo a recuperare, giuro, promesso, o domani direttamente ti recuperiamo e facciamo la live tutta a tema cinema con la Ah, sì, presentazione esatto. tua. Sì, ho cominciato dai baffi, dal periodo pandemico che erano chiuse le stediste, quindi ho cominciato dai baffi, adesso piano piano farò crescere anche la barba. Bene, sto rispondendo a Luba, non Attenzione perché c'è Frustex, poesia. attenzione, Nigel ha una presenza dietro, ma ciao! Chi Ciao! è? Nigel, ti È posso chiamare sparita! Nigel Neri? Nigel Neri, ti sei ammogliato! Che fine hai fatto? Vabbè. È la Cosa? donna che sta andando a fare le cose. Trasmissione! Porta i tuoi figli in trasmissione! Vabbè, fermi, Marco! eravamo arrivati a Marco. Marco, tocca a te, Oh! presentazione seria, non mi dici solo un pollo, vai con qualcosa di più serio. Niente, T'hanno sono un conosciuto come? T'hanno conosciuto ragazzo come amante del single semplice. player? Ti hanno conosciuto come amante Bravo, del single player, vai! sì, ho letto. Sono un amante del single player e della PlayStation in generale. E fortunatamente, a differenza di Frankie, lavoro, però cioè, sono pure più grande di lui, quindi tanti anni in più, quindi è normale. Quindi lavorerai anche tu tra un po' di tempo, ci vuole solo Per il momento sono un po' piccolo di dog impegno, sitter. Quindi si è scoperto che c'è già una rivalità qui sotto. un po' di Attenzione. culo, di culo. C'è già una domanda per Marco. Attenzione, c'è una Lavoro domanda per Marco da parte del informatico. Frustex per il single Scusami, almeno player. così Nigel non scende più a... Dimmi. Sì, te lo porto io, vai Cavolo, tranquillo. aspetta, non ti sento più però. Ti dice qual è il più bel Metal Gear, Massimo chiede. Ma chi è Massimo? Sarebbe Frost, Eh sì, è Frustax. Frustex. Ci piace la frusta, Issa, allora. Dai! Qual è il più bel Metal Gear? Allora, per me, ti spiego. Io gioco da... mi piace tantissimo il 4, Il 4. anche se è più un film che un gioco. E il 5 invece è più un open world. Che mi ha deluso sul finale. Perché, diciamo... Si sa che cosa, cioè, hanno fatto un Ma non è gioco che che non sta il sembra collegamento completo tipo Mazzone ai all'uscita. primi anni 2000? Che c'è il ritorno di voce? Chi è? Me possi non ammazzare, qualcuno sta a fare i danni, eh. Vabbè, Non sono io. insomma, per i comuni Io sono mortali che parlano Costruvolca, in italiano non quindi. alieno, allora ha detto che il 4 è il preferito, il 5 5 gli però è gli è piaciuto piaciuto. open world, però il finale... L'ha un po' deluso. Vabbè, sì. Certo. Comunque posso attrezzarmi Perché pure non è per i stato un gioco sottotitoli. completo. Però un open world di Metal Gear è tanta roba, soprattutto la tecnica. Tecnicamente quel gioco era Allora, io mostruoso. personalmente da sorta di... Mi sembra un po' mentana quando faccio queste cose, che organizzo queste serate, però dico una cosa qui e non lo nego. Allora, gente, personaggi di importanza come Nigel, ma torneranno con qualche format qui sul canale tante volte, anche in questo modo, in live? Ah, molto probabilmente sì. Se troviamo il format giusto, volentieri. Cioè, anche con una chiamata in Discord, per esempio, non per forza, date le circostanze, nel Scusami, io senso. so che Nigel è mostruoso in alcuni giochi online.
cioè lui era un mostro su GTA 5 online con l'oggetto, il, come si dice, jet. Fermi, avete aperto un mondo e c'è stato pure giustamente anche il caro Massimo che ha fatto la domanda. Aspettate, perché leggiamo che dice a Marco, risponde: però Marco, possiamo dire che Sons of Liberty è un metagioco? Kojima trolla il giocatore che si aspettava il sequel perfetto, che pensi? Allora, esatto, siccome che Metal Gear Solid 5, tu dici il 4 e il 5 stavo assunto ai turisti, invece no, il 4 è una storia, parla, il 5 è un'altra storia ed è il passato rispetto al 4, quindi io speravo che c'era un seguissi, invece no. Attenzione, poi Luba dice: Frank diventerà un programmer, comprendo come nel film il piccolo grande mago dei videogames, Fibone tra l'altro, che io non ho visto, stavolta mi è beccato impreparato, eh. Poi, attenzione, perché Mizuki dice: ma perché del secondo piano? Scusami, quello di Maschio... Fermati, quello di Maschio... Vada. Quello di Massimo... Stai stuprando le nostre orecchie, che è successo? Fermati, respira e vai. Non mi guarda così perché dico stuprando, lo vedono che mi guardi. Vai. Attenzione, correzioni instant. Attenzione... Allora, io direi, allora, perché del secondo piano? Aspetta, Marco, lascia sta metà di un attimo. Perché del secondo piano? Domanda fulcro. Io il perché lo so, però lo lascio esporre primis a Nigel, vai! Perché abitiamo tutti al secondo piano, praticamente. E questa è una base. E la seconda è perché stiamo sempre tutti al secondo piano. Esattamente. C'è un andivieni infinito. Stavamo. Diciamo che è l'inventore di questo nome. Stavamo. Diciamo chi è l'inventore di questo nome, per favore. Chi è l'inventore? E se faccia avanti, si inventore. Io sono l'inventrice. L'inventrice. Anche a accusare la femminilità. Esatto. Del sostantivo, va bene. Allora, esatto. Fate un approfondimento sul doppiaggio del cartone anni di Kenshiro, il film anni 86 che svelava un trucco in Super Mario. Questa maso, che sta succede qui? Luba mi è partito. Stefano, questo è campo suo. Allora, un approfondimento sul doppiaggio del cartone anni 80, il film anni 80 o il cartone? Il film anni 80. Allora, il film anni 80 mi sembra che è quello lì che c'è sta Chris Penn. O sbaglio io? C'è un film degli anni 80 su Kenshiro con Chris Penn che mi sembra faccia Jug, una cosa del genere. Sì, in piano astrale, Mizuki, bravo. Mi sembra faccia Jugger addirittura. E il film è osceno, è terrificante, terribile. Ma non mi ricordo la cosa di Super Mario, però. Un trucco in Super Mario non me lo ricordo. Questa è grave, non me la ricordo. Aspetta però, io sono un amante di calcio. Cioè, PlayStation e calcio. Oh, bravo, bravissimo, questo voleva arrivare. Fermi, parliamo di calcio. Non comincio da te, tu sei l'ultima a chiudere la spirale. Allora, io vado prima sulla donna. Donna, qual è il tuo gioco preferito? Il mio gioco preferito? Ma questa è una domandaccia, perché tu non c'hai i pollici, lo sappiamo tutti. Però qual è il tuo gioco preferito, non avendo i pollici opponibili? Io non ho mai giocato con te, non ci ho mai avuto sta disgrazia. Dimmi qual è il tuo gioco preferito. Ok, Sherlock Holmes che giustamente non comporta l'utilizzo dei pollici. No, invece sì, ricordi il rimanere tipo in equilibrio sul tetto, che bisognava rimanere in quei cerchietti e io non riuscivo a fare. Ok. Non si usano i pollici. Vabbè, ok. Va bene, lei dice Sherlock Holmes, Frankie. Vabbè, ma io non valgo, cioè. Frankie, gioco preferito, tipo di videogiochi preferito? Gioco preferito in generale di mio è sempre Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Marco, gioco preferito quindi in generale? Oh, guarda Nigel, un altro ospite. No, è sempre la stessa, non è un altro. Marco, gioco preferito qual è? PES. Rubare le vecchiette. Ecco, il ballo delle vecchiette. Rubare le vecchiette. Ok, perfetto. Frankie si è frizzato. The Last of Us. No, io Until Dawn. Oh sì, Reaper, sto in meta, voglia. Allora, il caro Nigel, qual è il gioco? Bella domanda. Grazie, adesso come adesso Rogue Company.
Sono contento, Massimo, dalla regia, grazie, caro. Rogue Company, attenzione! Lei ha le mani piene di dita. Allora, sono contento... Leste mani. Allora, sono contento che qualcuno abbia apprezzato lo sforzo registico in multicam. Grazie, ti ringrazio. Questo comporta che uno potrebbe anche prendere in un'eventuale futura live due punti di vista diversi. Se può fare uno sulle e uno in testa, lo faccio per farti triggerà. Allora, pronti via. Il film Il piccolo mago di Yuji, capito il film di Kenshiro, Luba, te lo giuro, non avevo capito veramente. Fermi, c'è un'altra domanda. Visto che dobbiamo fare l'excursus, allora adesso la troviamo sicuramente più preparata, ma non sono manco troppo sicuro di questo, sinceramente, nonostante tutti i vari fascicoli giunti. Fermi, preparatevela che sta arriva pure a voi sta domanda. La faccio prima a lei, semplicemente per farvi pensare a voi. Qual è la tua opera d'arte preferita, Sofia? Se dovessi proprio sceglierne una... Allora, puoi salvare solo un'opera d'arte sulla Terra. Quale salvi e perché? La Madonna dei Barafrenieri, Caravaggio. E perché? Perché la mia opera preferita in assoluto è di Caravaggio, è dell'artista, quello che dipinge Stefano anche. No, non è vero, ti ha detto se sei andata a sparare. Raga, è andata a sparare su Caravaggio, chiaramente non conto nulla, va bene però. Perché? Perché è bellissimo il dipinto, sono bellissimi i modelli, ci sono tutta la filosofia e l'arte di Caravaggio racchiusi in quel quadro. Ottimo. Franky, vada. Tornerà, vada. Non è vero che è scontato Caravaggio, ci sono un sacco di implicazioni politiche, Massimo, ma che dici? La tua opera d'arte preferita che salveresti? Puoi salvarne solo una, quale salvi? L'onda di Hokusai. L'onda di Hokusai? Sì. E perché? Perché è un quadro che mi ha sempre trasmesso molto dinamismo e essendo una persona molto dinamica, guardarlo mi suscitava, diciamo, cioè lo guardavo e mi dava un senso di quasi di felicità, nel senso cioè guardavo il quadro, comunque la stampa, perché poi è una stampa alla fine, ed ero contento, mi piaceva un sacco e ho sempre visto le sue opere in quel modo là, però l'onda è la mia preferita in assoluto. Qualcuno dice perché a tema Kamehameha, ma può essere sta cosa? Ci sta, esatto. Esatto, non volevo dirlo, ma anche sì. E sì. Poi dice a tema Kamehameha. Però Boia dice che da te si sarebbe aspettato il Gundam gigante di Tokyo. Vabbè, ma ci stanno a Tokyo, cioè in Giappone è pieno di statue di qualunque cosa, ci sta di Goku, di tutti, cioè il Gundam è tanto così. Bevo un goccio del mio tonico al limone. Allora, detto questo, tocca a Nigel perché Marco è esploso, quindi Marco salta il giro. Nigel, se proprio dovessi, cioè devi salvare un'opera d'arte, ecco Marco che è tornato, quale salveresti e perché? Io salverei Mirta Merlino, l'urlo, sto momento, però vabbè, l'urlo di Munch. L'urlo di Munch, attenzione, perché? Perché è l'unico che se può permettere di urlare senza mascherina in mezzo alla strada. No, perché aspetta, Francesco, mandi comando un applauso per favore, così fai vedere a tutti quanti il comando un applauso che è gratuito a tutti, per favore lo mandiamo. Comando un applauso, grazie. Mi è piaciuta come risposta, bellissima. Luba, sì, hai ragione. La fontana di Duchamp, dice Luba, almeno userei l'arte in modo pratico. Però non si vede con l'unicorn, dice Frustex. Si vive che i giapponesi vogliono renderlo vivo per le... Marco, l'hai capita la domanda? Allora... Sì, ho capito. Vai. Allora, io... È un po' pesante da portare via, però mi porterei via il Donatello. Il Donatello, quindi il Davide di Donatello? Il Donatello proprio, sì. Nel senso che è una mappia Donatello. Il Davide di Donatello. Il Davide di Donatello. E come mai? Perché come l'ho mai... visto... L'ho visto a Firenze e mi ha impressionato per l'altezza, per la maestosità. È impressionante. E quello poi, attenzione, perché lì c'è un pene non volgare che non stona, che non dà fastidio. C'è una regola perché... Dell'arte greca? È una regola sì, dipende sì. Dall'arte greca, no? Ci sono dei dipinti dove i genitali maschili sono estremamente messi... Grevi e esatto, danno fastidio. Perché era una cosa... Era non nel caso dei canoni dell'arte greca del periodo ellenistico, però. Ellenismo, beh... Anche classicismo, è il classicismo che non li vuole in mostra. Ah, sorella. Ah, frate. Ma non... E che succede?
E che c'ho pure io tante volte. Allora, pronti via? Allora, terza domanda, e questa è un po' più bella. Ma Allora, allora il cielo stellato. E beh, scusa, tu tutti. dici Caravaggio il mio è scontato e Van Gogh dovrebbe essere meno Io scontato. non ho detto la mia e io dico la mia. Io lo sapete chi sciarverei? Lo sapete? Io sono sempre per quello, Vai. il viandante sul mare di nebbia. Semplicemente perché se dovessi rimanere da solo, sono talmente depresso come persona che mi metterei a guardare quel quadro e pensare, oh, vedi, so com'è questo. E rimango a guardare l'immensità della solitudine contemplandola. Però potrei pure pensare che sono io quell'eroe, se qualcuno mi dovesse mai chiedere che hai fatto qua, mi sono ritratto da solo e quindi ecco qua. Allora, poi andiamo sul secondo. Ah, vai, ma vai, Frustex, vai, dici No, la domanda. scherzavo, perché lui mi ha criticato che Caravaggio fosse troppo scontato e invece lui mi ha buttato lì un Van Gogh e il cielo stellato. Hai ragione, ragione, ci sta anche come ha fatto Massimo caratterialmente, ci sta. Guarda Sì. che i dipinti è una, cioè scegliere il dipinto preferito è una sorta di, come si può dire, psicanalisi in diretta, eh? Vero, 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 vero. Allora, un'altra domanda che c'ho da fare ai ragazzi, visto che è tanto tempo che non li vedo, e questa è un po' più dinamica come domanda. Allora, se doveste scegliere tutti quanti Bellissimo. Certo, un... Luba, però se ti svegli con quel dipinto davanti è No, io pure molto avevo... Guarda, te lo difficile. giuro, Luba, ce l'avevo pensato pure io, però ho detto... Dopo arriva Sofia e mi dice, certo, però è un po' Ma no, pesante, come capito? Quindi ho faccio? detto, vabbè, vado Come sul viandante, sul mare di nebbia, potrei perché tu giudicare? giudichi sempre. Allora, pronti via? Qual è, parto da te sempre, parto sempre dalle donne, alla sinistra, qual è la serie TV... No, devi spararlo quel nome, io lo so, ma tu lo devi sparare. Lo devi sparare, quindi sparaci il nome della serie Bellissimo, TV. Jean-Louis David. Ok. La mia penso che in questo momento in I poi don't wanna nessuno, wait. esatto, nessuno avrà più stima di me, ma per me Ecco Dawson Creek qua, Ale, è. l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Dawson Creek, Frankie, serie TV, live action, per favore. Non mettete assolutamente roba animata, per Luba, la favore. vogliamo leggere? Io la voglio leggere. No, Dawson le serie TV Creek. preferite. Ah, oh, vedi, allora qualcuno mi Vai, capisce. vai, vai, Frank. La mia serie TV preferita è Vikings, perché essendo un amante della cultura norrena e comunque anche della storia vichinga mi è piaciuta molto e sono rimasto molto affezionato. Sono arrivati a 6 stagioni, le ho viste tutte praticamente, me le sono mangiate, me le sono completamente E mangiate, è allora, e la mia... ben venga. Attenzione, vado su Marco. Marco, la serie TV live action, quindi con gli attori veri. Breaking Bad. Ah, e perché? Clamorosa, Bravo. ragazza, ha scritto la storia ha scritto la storia. Gli Nonostante sia poi attori. non troppo datata, è riuscito a scrivere un pezzetto di storia. E Bravissimo, bravissimo. Ancora ne parla la gente. forse E gli l'importanza è attori proprio sono quella, sì. spettacolari, soprattutto il protagonista. Bellissimo. Sono d'accordo con Mai te. fuori gli schemi. Dall'inizio della prima puntata all'ultima puntata dell'ultima stagione. Beh, sicuramente non Clamoroso. è durata troppo lunga, però, perché comunque poche stagioni, no? Bravo, e infatti ha fatto proprio la storia, cioè breve ma intensa, bellissimo. Nigel, tu? Per me è Brooklyn Nine-Nine, Parlaci, che no, può sembrare una prego. cazzata, però è una bella serie televisiva con grandi attori, molto simpatica soprattutto, ambientata dentro al 99esimo distretto di Brooklyn. Soltanto che De Poliziesco c'ha poco, è molto simpatica, scorre abbastanza bene come serie. Beh, non la conoscevamo noi, ti dico la verità. Cioè, io non la conoscevo, poi non so se altri. Scusami, Nigel, non ho sentito il titolo. Brooklyn 99. Comunque lì mi danno Sarebbe ragione. Brooklyn Massimo, però. 99. Però è Massimo, bella, dove... bella, Ah, bella, è su bella. Netflix? È su Alternativa? Netflix. Sì, certo. Ottimo che Sofia fa pure la cosa fatta bene. Vai, che hanno detto? Ripeti tutto. Allora, mi hanno dato ragione, quindi c'è qualche amante di Dawson Creek come me. Poi Frustax dice How I Met Your Mother. Mi piace la mia pronuncia stasera. Bellissima, mi Ce l'ho fissata associo. in inglese. Vero, vero. L'ho E vista però soltanto 3 volte. Però scusatemi, sono più sitcom che serie TV, però. beh, però Cioè, diciamo, le comunque. sitcom anch'io c'è un'altra, però.
Allora, io anche Sono forse diversi cose, no? secondo me è venuto in mente anche True Detective in comparazione, Sì, vabbè, perché sempre l'istituto detective, ma che sta a dire, sì, Italia, soprattutto mo te voglio per bene, in particolare per gli sempre con sta attori. In parte super culturale, ma che sta a dire, ma quali particolare per gli attori è attori. lei, e Pian Firm con Woody Poi e Matthew, dai, è davvero. odiava Ted? Io invece sapete che cosa mi Pacey. porterei? Scherzando e ridendo? Umbrella Vediamo, Academy. vediamo. Io porterei Come? Umbrella Academy. Perché, Come? Umbrella Stefano, puoi Academy. ripetere? Umbrella Ah, ok. Academy. Ok, ho capito, ho capito. Perché è quel genere di serie che riesce a darti pure quel citazionismo necessario per comprendere parti che non potresti altrimenti. Quindi mi piace. Umbrella Academy. Boia. Con i ragazzi, su. Abbonamento Netflix. Su, su, Bello. su, 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 su. Sherlock. Sherlock è bella, però no, perché poi sconfina nel. Non lo so, non lo so, non lo so. Non è male, non è male, Gumball, però anche finisce. Gumball. Chi è che ha detto? No, Fede, ci arriviamo subito. Cartone del quale non potresti fare a meno, vai. Gumball. È il Gumball. mio psicologo in Perché? cura ansia. No, dai, Perché? ragazzi, se non l'avete visto, recuperatelo perché è geniale anche per soprattutto per adulti e bambini quasi non piace. Invece citazioni di film, di storia recente, insomma, di storia contemporanea che è veramente incredibile, Luba ha simpatico. provato comunque sia Dawson Creek e ha provato pure Hai Umbrella, però visto? attenzione, Sì. eh. Vabbè, Frankie, qual è il cartone del quale non potresti. Ho detto cartone non anime, fermi, cartone. Io vado a braccetto Sofia Gumball, ovviamente. Anche Dai. io sono a Gumball. Gumball non si Però tocca, attenzione è perché Frustex spettacolare. dice pure Rick e Morty. Vai Marco, qual è il tuo? Allora, io non mi interessa anime, cartoni, ti dico Dragon Ball tutta la vita. Dragon Ball è anime, cartone, Lo cartone. so, è cartone, che ne so. Ah, vabbè, sì, ho capito qual è. Quello sì che è l'anime, guarda, quello sì. Passa Che a sei Nigel, ci penso solo? un attimo. Non ti posso Vai Nigel, rispondere così a cartone che schizzo. serviresti. Ah, passiamo a me. La bella Leone il cane bestia. fifone. Leone il cane fifone. Belli. Aspetta, no, Nigel, serie cartone. Serie Sì. cartone, Holly e Benji. Anime quello, serie cartone. Ecco Franky che si stava a Oh. triggerà. Mannaggia la miseria. Cartoni animati non fatti dai giapponesi. Serie cartone. Non lo so, sinceramente non lo so. Nigel non saprebbe serie cartoni. Io Batman, la serie animata Vero. 1992, opera d'arte. Anche per educare eventuali figli se dovessi incontrare una donna da sola sulla terra, ecco. Quindi sono molto educativi come cartoni, bellissimi. Dai, citano William Blake, Ecco, Tiger, Tiger, i Burning Griffin si Bright. possono dire? Attenzione! Beh, Attenzione ah, però! ragazzi, i South Park io. Ecco, i South Park, più Cioè, dice educativi, lui va proprio contro di me. ragazzi, Va bene. Va bene, scusami, attenzione perché Frustex mi passa subito agli li anime. Loro sono passati agli anime. No, vabbè, adoro. Rick Non e me ne Morty va fotte, sono i bene. numeri uno. Voglia dice Gigi Adrottola, ma Gigi Adrottola è anime. È anime Gigi Adrottola. Misuki The Real Ghostbusters va bene, bello, mo ricordo, e quello è cartone. Dai Io ragazzi, approvo allora, Luba intanto che voi invece. scrivete qual è il cartone che servereste, io direi Sofia, pure se non ci capisci niente, anime significa animation giapponese. Quale? Beh, però anche piccoli problemi di cuore l'anime allora a questo punto. Sì, salveresti Allora sì, lo quello? salverei. Oh Gesù. Penso te e Cristina D'Avena Salvo siete Dawson l'uniche Creek, due no? persone che sarebbero cuo scempio. Franky, quale anime te porteresti? Qui è difficile, Frank. Dragon Ball tutta la vita, Ok, è il mio Dragon primo Ball, manco anime. troppo difficile. Quindi hai scelto Dragon Ball al posto del Tsubasa. Vai Marco! Basa dopo Dragon l'ho visto. Ball pure Dragon Marco. Vai Nigel. Sword Art Online. Sword Art Attenzione. Online. Ma fermi tutti. Franky e Marco, Stefano, ma perché Dragon Ball? mi devo assentare pure al bagno, me la sto facendo Intanto assolutamente Marco, sotto. allora, perché Dragon Ball? Torno subito. Ragazzi, che Dragon Ball mi ha accompagnato nella mia infanzia. Io e tutti i ricordi belli dopo la scuola ce l'ho con Dragon. Non si scherza, Dragon Pure non si tocca. io, però no. Nigel. Cioè, aspetta, quando Goku si è trasformato per la prima volta in Super Saiyan, io ho avuto i brividi. Lo so, però rischio di Io. essere troppo vecchio per poterlo rivedere perché tra saga di Namek, eccetera, ci moro prima io, capito? Vai Nigel, qua Mentalmente. tu hai detto Sword Art Online perché? Perché? Perché io salverei soprattutto la prima stagione, perché ha veramente quello che mi piace in un anime.
parti da un videogioco, loro rimangono bloccati all'interno e è veramente figo il contesto. Il fatto che lui era un beta tester, che incontra Asuna, la storia d'amore, tutto quanto il resto. Oh, vedi, queste cose mi piacciono, cioè nel senso che vengono argomentate anche con qualcosa in più. Io, bravo boia, come se fa a non dire Kenshiro, purtroppo ragazzi, se rimango da solo sulla terra devo per forza scegliere Kenshiro. Al massimo avrei potuto scegliere City Hunter, ma perché ci sarebbe il doppio, tu non capi meglio, non capisci, però ci sarebbe il doppio fine, non conosci City Hunter, ci sarebbe il doppio fine, nel senso ci sarebbe un doppio utilizzo City Hunter, però no, scelgo Kenshiro e quindi Kenny il guerriero io scelgo, solo per la sigla però. La sigla è... Guarda, io devo appoggiare anche Luba. Ma che sta a dire? Ma che sta a dire? Devo essere sincero. C'è Cowboy Bebop che è veramente, veramente un bell'anime. Non è solo... Tutti quelli che facevano su MTV erano belli. Non solo Cowboy Bebop, ragazzi. Andrebbero salvati tutti. Vabbè, quelli. Pure Black Lagoon. Vabbè, andrebbe salvato. Ma guarda, ti dico proprio... Forse l'ultimo... No, c'è Fullmetal Alchemist, c'è... che c'è stava? Fullmetal Panic anche. Sayuki... Master Boschito, Coso, Vash, come si chiama Vash the Stampede? Mi viene il nome, c'è un lapsus, aiutatemi. Trigun. Ragazzi, ne stanno veramente tutti Trigun quelli dell'anime 9 andavano salvati, credo, non è che se voleva scappare. Allora fermi, andiamo su un altro topic. Questo sarebbe più... e voi scriveteli intanto, continuate a scrivere chi non l'ha scritto, perché allora Massimo dice Death Note, Mizuki dice Cyborg 009, boia, giustamente credo che sia d'accordo con me con Kenshiro. Luba dice Cowboy Bebop. Fino a qui ci siamo. Fermi però. Adesso, giustamente, io vi chiedo, chiedo a te. E poi ne parliamo subito dopo quest'ultima domanda. Ne parliamo un attimo. Voglio sapere l'opinione di tutti quanti, per favore. Il film d'animazione che salvereste? Visto che tre se ne sono andati. Quale salvereste? Vai. Ci stai a pensare? Sì, sono diversi perché. E dice perché ci stai a pensare? Che cos'è? Che illustraci. No, sto pensiero, pensando... fallo fluire attraverso. Allora, stavo pensando in realtà agli ultimi film che anche ho visto. Vabbè, sicuramente uno dei miei preferiti da quando sono piccola è Hercules. Sapevo tutte le battute a memoria un tempo. Ma e anche... le canzoni pure, le canzoncine. Sì, Monster & Co. E... mi è piaciuto ultimamente anche Inside Out. Quindi ce ne sono diversi. Se forse dovessi scegliere proprio così distinto, non lo so, devo pensare. Porteresti qualcosa di educativo o porteresti qualcosa di emozionale per te, quindi che è molto legato alla tua sfera affettiva? Forse porterei qualcosa che è più legato a me. Alla sfera affettiva. Sì, sì, e sì, quindi? Sì. Quindi forse Heidi alla fine. Che non è un film d'animazione, va bene. Oh, attenzione. No, dai, forse Monster & Co. Luba dice Paprika e quindi si sposta sul versante sempre pseudo animazione giapponese, però sì, è considerato film d'animazione, c'hai ragione. Quindi pure tutti quelli dei Miyazaki, ragazzi, quindi se qualcuno ci avesse qualcosa. Intanto che aspettiamo Frankie. Marco, qual è il cartone animato a film che salveresti? Film d'animazione. Valgono pure quelli Pixar, pure Toy Story, Up. Ciao. Chi? Chi salverebbe? Sinceramente non l'ho capito. Si è capito, Marco, chi salveresti? Ma perché mi sentite attratti? Sì, adesso no però, vai, chi salveresti? Spirit, cavallo selvaggio. Ah, Spirit cavallo selvaggio. Beh, bello, bello, bello. Perché? Bellissimo perché la colonna sonora di Zucchero è da brividi e poi parla, cioè, i protagonisti sono i cavalli, cioè, è una cosa bella. E poi... i cavalli non parlano, quindi è vero, è realistico. Nel senso che parlano i cavalli. È proprio emozionale, è molto bello, ragazzi. E poi i peli rossi con... Coda fratello orso! Gli inglesi, sì, gli Phil inglesi. Sì, si poteva dire vero che Nolan si è ispirato a Paprika per Inception, questo è vero, bravo Luba. Nigel, tu quale salveresti? Che Marco sta esplode. No, Marco ormai è proprio esploso. No, ritorna, ecco, ritorna normale, dai, vai.
Guarda, io salverei, l'ho detto prima, La Bella e la Bestia, l'ho visto talmente tante di quelle volte che l'ho visto anche 2 volte a teatro. Parecchi comunque vanno sui Disney, pure Misugi adesso la spada nella roccia, eh. Sì, oggi è il compleanno di Phil Collins. Oggi è il compleanno di Phil Collins, vero? Phil Collins, capito? Phil Collins. Vuoi un calcio in diretta? Ma se non c'è manco i gambi. Francesco, allora a te che sei tornato, volevo quasi chiederlo alla sedia vuota, però arrivi tu, allora lo chiedo a te. Qual è Vada. il film d'animazione che salveresti? Film d'animazione che salverei. Tarzan. Ecco perché, belle scelte però, Carino, perché? Tarzan. Tarzan è stato il Specifica. primo film Disney che ho visto e mi è rimasto impresso. L'ho visto milioni di volte, sia da ragazzino che a un'età un po' più tipo 11-12 anni. È sempre stato il mio preferito perché era pieno di animali comunque, quindi mi piaceva un sacco. Cioè, non c'è un proprio. Cioè, alla fine quasi tutti i film Disney sono pieni di animali, però comunque sì, a me Tarzan come primo film Dai, ce le ma basta abbastanza. leggere la chat. No, è bello, Sì, dai, ho Tarzan. letto Che Taro cosa nella pentola magica. è successo? Scusate, qui posso mandare, riscatto l'interazione con i punti. Che poi Frustex non lo sa nemmeno. Puoi riscattare le interazioni con i punti per fare E questo. che cosa è Te successo? lo dico subito. Allora, no, io comunque ci ho ripensato, ho detto Lilo e Stitch il mio. Lilo e Stitch, Sofia, l'ha detto 4 volte, ma se non lo dice la quinta, pare che dopo non è contenta. Quindi, qual è il tuo preferito che salveresti? Ok, ragazzi, nonostante la polemica che si è consumata in questi giorni, di cui andiamo a parlare proprio adesso tutti insieme, io salvo Peter Pan di James Matthew Barry e poi da Disney. Allora, pronti? Succede. Bravissimo, vedo che hai capito. Hai fatto esplodere Marco con sta cosa. Allora, cioè, se compare Morgan, si va a Marco, capito come funziona? Allora, pronti, via. Allora, stavolta cambio giro. Vado su Marco proprio. Marco, hai sentito che sono andati giustamente a mettere un bollino particolare, nel senso bollino si fa per dire, però su determinati prodotti Disney, che poi questo ha influito sia sul Disney Plus che su tutte Sì. le altre cose, facendo passare come diseducativi Certi. tre cartoni, no, tre cartoni animati nello specifico. Ora, Anche nuove serie però, anche nuove serie però a Disney me hanno mi hanno fatto scelto. impressione quei tre che sono capisaldi del genere, cioè diventati comunque, sai, diseducativi. Vabbè. Che cosa ne Quindi questi pensi? erano. Peter Pan, Dumbo, per te sono diseducativi? Cioè, Buonasera. dici, dici. Oh, grande Buonasera. Giarca! Guarda, stiamo cadendo troppo nello stereotipo, cioè proprio mo qualsiasi cosa, pure se dico sei un ricchione, qua mi arrestano, ma Infatti quello zero cioè mi arrestano. Quello stiamo zero qui uscendo su proprio qui. dalla logica Qui su del Twitch. No, vivere quello no. semplice. No, sta a fa Non vanno apposta. Non bollinati, intendeva ragazzi. quello. Lui intendeva. Vabbè. Nigel, vai. Marco è purtroppo off topic su queste Perché off cose. È perché topic? ci stanno per bannare, Carco. Un'altra che ne spara, ci bannano, vai. Io ho fumato in live, quindi se non te bannano per questo. Va bene, grazie per il rispetto che ho concordatomi come sempre. Vai, na! No, Dissociato, dicevo. dissociato, mi Anch'io dissocio. mi dissocio. Vai! Misuki sente Ma già le sirene, guarda, ci dissociamo tutti. attenzione! Mi dissocio pure io a sto punto, che ne so. Vai, na, comunque, Sì. dai, che ne pensi? Ma che costa? A che costa? Niente, Marco, non ce lo ripete, tranquillo, No, vai! io proprio a te come Vai, persona. Nigel, vai! Vedi, ecco perché bollinano poi i film Disney, perché quasi ma tutti. Ecco qua, Mamma mia, no, si può oh, dire niente. cazzo, ecco qua. andiamo avanti, adesso. Vai, Nigel, tocca a te, vai. Che ne pensi di questa cosa? Guarda, la passo a Frankie la palla. La palla bollente la voglio mandare a Frankie, che lui. ne pensi? Diseducativo, Dumbo? È vero che No, vengono no, rappresentati no. degli stereotipi razzisti in Dumbo e quindi risulta diseducativo? No, ma poi quello alla fine, guarda, al massimo lì perché ogni volta si cerca di trovare proprio il pelo nell'uovo, come sempre. Come una delle ultime cose che uscì, che era quella che, ah, se negli scacchi i bianchi muovono prima, allora stiamo facendo del razzismo, perché i neri muovono dopo. Ma che, come fai ad attaccarti a una cosa del genere? Dumbo, al massimo, se proprio vogliamo, è un maltrattamento degli animali a sto punto, cioè perché sul razzismo?
Cioè, perché c'ha le orecchie lunghe Dumbo? Fermi Per tutti, quello? fermi tutti, perché qui adesso passiamo la palla alla corona d'alloro. Vai. No, no. Sì, Dumbo spinge l'abuso di LSD, è vero. Vabbè, allora, è da dire una cosa, nel senso che è inutile negare. Capito? C'è tutto. Non manca Bravo niente. Giarca, vai, vai, può parlare ancora, eh. È inutile che uno nega che ci sono dei film, come è stato anche il caso, per esempio, non so, di Via col Vento, che ultimamente è stato no, nell'occhio del ciclone per diverse polemiche, così come, per esempio, sentivo anche di serie che sono state eliminate per stereotipi che possono essere fisici, no? Come un po' raccontavamo anche, che ne so, quando abbiamo fatto anche insomma, il nostro speciale su Disney, cioè alcuni tratti che rimandano a tratti, non so, di cattiveria piuttosto che all'eroe buono. È inutile che raccontiamo che non ci sono degli stereotipi, che in parte può essere anche dettato dall'epoca storica, in parte anche da una semplificazione che è dovuta quando si parla di Ma qui bambini. si sta a parlare di mettere un bollino e rende diseducativo il contenuto, guarda che è una cosa diversa. Cioè, Non ho una risposta, nel senso che io li ho visti e non per Dragon questo Ball pure è sono. diseducativo, va Sì, bene, istiga la ok, non violenza, voglio sono. dire. Ma anche Xena, che io vedevo e mi ricordo che mio padre Xena non la fanno più, infatti, voleva infatti. stai serena, non la fanno più Xena. Però, esatto, i gatti siamesi sono stati, come si dice, ridoppiati. Per cui è inutile che diciamo che non ci sono degli stereotipi. Gli Ok, stereotipi ci fermi. sono. Ok, fermi. Però tutto questo cavalca un'onda molto particolare, nel senso io non sto a fare l'avvocato del diavolo, è semplicemente pur parlare, io vi faccio le domande. Sì, io. Giustamente interagiamo. Stefano, ti posso fare una domanda? Vai. Tu li faresti vedere ai tuoi figli questi cartoni? Questi tre cartoni? Te devo dire la verità, Dumbo non mi piace nemmeno a me, ma Peter Pan sì. Guarda, io a Dumbo ti dico la verità, non me lo ricordo neanche. Gli altri due No, sì, a me Dumbo però non. Dumbo non me lo No, ricordo. non hai capito. Dumbo non mi piace semplicemente perché Perché è non mi piace il angosciante. cartone che. Esatto. Angosciante, è vero? È angosciante, però Peter Pan, ragazzi, Non me lo ricordo. io ho letto pure il libro di James Matthew Barry, cioè, Anch'io, anch'io. tanto quanto gli fa. Neverland non glielo farei vedere, gli farei vedere Peter Pan, capito? Neverland, il film con Johnny Depp, non glielo farei vedere a un bambino, farei vedere Peter Pan, ecco. Però vabbè, se è diseducativo non faccio più vedere. Ah, sì. Addirittura è. Cioè, addirittura quella è parola bannata. Qual è? Dumbo? Sì. E Ah. non l'ho bannata io, Vabbè. Cioè io a Dumbo lo chiamavo sempre il mio amico che c'aveva le orecchie a Dumbo. Cioè, mi tolgono un'infanzia così. Vabbè, è questo che. Hook di Spielberg sì. Hook sì, ma Questo. non è. Non è quello di James Matthew Barry, è Peter Pan da grande, però sì. Però quello che volevo dire è che è possibile che si cavalca un'onda, si stia cavalcando un'onda? Nel senso, allora, noi veniamo da Via col Vento che rappresentava dei stereotipi razzisti, ma considerando dell'epoca in cui è ambientato il film, cioè, non capisco, è così eccessivo? Cioè, andare a modificare. Allora, io posso capire determinate modifiche a portare, sai, a un codice della censura sia dell'epoca, però oggi, andando a toccare qualcosa che comunque ha segnato la storia, ragazzi, io ho studiato ai corsi di cinema, No, Via col Vento, cioè. ma secondo me infatti non è La che deve voglio essere. bene, ma Ma io l'ho secondo me non è che studiato, deve capito? essere. Quello, esatto, infatti è Cambio quello che storia. secondo me dovrebbe essere fatto, cioè non essere bannato, studiato, cioè vederlo e ragionare insieme su quello che sono, ovviamente anche delle epoche che cambiano. Quindi, come dici te, studiare, cioè saper riconoscere quali sono gli stereotipi, quali sono. Dare uno spirito critico, non bannare, non cancellare, questo non è mai giusto. Questa è la mia opinione, Marco, secondo te ovviamente. cancellare un qualche cosa da un film come Via col Vento è giusto? No, Cioè, considerando che non è un film perché che è uscito 2 anni fa, parliamo di un film che è uscito un secolo allora fa. ti Secondo te è posso spiegare una cosa? normale? Ti spiego una cosa. Quando i film sono tantissimi, cioè tanti anni fa, Oh, non vai bisogna mai piano, bannarli, né mai toccarli. Perché sai che vuol dire? Che tu, quando vai poi tra 20 anni, 13 anni, tu li vai a rivedere e vedi in quegli anni come si immagino. ragionava. E oggi come siamo diventati, Ma invece, infatti non vanno capito? bannati, vanno, come dice Massimo, non è la censura, non è mai giusta, ma dare una lettura critica. Vanno, però, vanno, Studiati. come si dice, vanno Analizzati. pubblicizzati dicendo questa Analizzati. cosa è sbagliata, ragazzi, però prima si ragionava Contestizzati. così e oggi si è migliorato. Contestualizzati, Sì, analizzati nel contesto e capire il perché e quindi ragionare anche se era giusto o meno Esatto. nel presente. Ovviamente, questo è quello che intendevo io, non è che la Perché censura è se tu truccata. cancelli, esatto, ma io la Ragazzi, dico io, cioè nel c'è. Io senso. mo ricordo adesso, proprio adesso mi viene in mente. C'è un pompelmo spalmato in faccia su un nemico pubblico
del 1932, mi sembra il 32, mi sembra 31-32, che è il primo nemico pubblico, dove viene sparmato sto pompermo in faccia da un uomo a una donna. Ma una cosa del genere oggi. Vabbè, anche io pensavo. Era un film in bianco. Sì, era un film in bianco e nero. Io uscii fuori dalla telecamera, vediamo la tua fronte benissimo, ma no. Riavvia il telecamera. Hai visto Lovecraft Country? Non hai tutti bloccati. Vista che HP aveva delle etnie afro considerati da lui come selvaggi della magia nera delle sue storie. Ne sempre ci sono i protagonisti, niente di male, però è tutto. Allora, pure lì, purtroppo, quando ci stanno queste chiavi di rilettura, succede che poi uno vada a snaturare quello che è l'idea originale. Io non voglio dire che l'idea originale sia giusta, sto dicendo che l'idea originale è giusta, ragazzi, fermi, cioè nel senso. Io sto dicendo, come è stato detto sia da Sofia che da Marco, sto dicendo che se una cosa è stata fatta in un'epoca, perché in un'epoca quella era l'ordinarietà, quella era lo specchio della società, della realtà, quel pensiero era permesso, cioè pensare in un determinato modo era permesso, non sto dicendo che sia giusto, dico che però all'epoca era permesso, quello deve essere uno strumento che la storia ha come strumento ausiliare per insegnare ai posteri quello che poi comunque è sbagliato. Cioè, una volta si faceva così, sbagliato, quindi non dovete far così, però sappiate che una volta si faceva così, era all'ordine del giorno. Esatto. Bravo, esatto, Luba, va contestualizzato, sì, penso anche io che vada contestualizzato. Vabbè, questa piccola persi, quindi sono diseducativi, m'hanno bollati come diseducativi, e tanti altri invece possono essere educativi. Io ho detto no, lo dico io così, sto dicendo io. Certo, infatti sì, esatto. Non è possibile, ovviamente. Cioè, non andrebbero bannati anche personaggi storici, personaggi della letteratura e così via. No, semplicemente secondo me bisognerebbe dare una chiave di lettura, contestualizzare e quindi sviluppare un pensiero critico, che è quello che un po' manca e che salverebbe il mondo. Sì, no, questo allora, quello che dice Boia da una parte è vero. Allora, ogni cosa, no, vabbè. Non è che tutto deve essere politically correct, diciamo che tutto quanto è comunque oggetto di una tutela, molto più di come lo era magari, che ne so, 50 anni fa. Oggi tutto tende ad essere molto tutelato, nel senso tutela per i minori, tutela per le minoranze, tutela per tante cose, ragazzi, per gli animali, non ultimi, per gli animali, perché comunque gli animali ancora vengono maltrattati, cioè... Tranne per i disoccupati. No, vabbè, i disoccupati, quelli, cioè, veramente ci dovrebbe essere una tutela pure per i disoccupati, ma questo da un bel po' di tempo. Però vabbè, diciamo che viene mascherata come scelta politica quella, e viene, deve essere contestualizzata pure quella. Sono d'accordo con te che comunque non sono, perché abbastanza, perché gli antichi greci sono i più falsi della storia, sono i più berbenisti della storia delle civiltà, scusami. Studiare perché studiare il pensiero degli antichi greci dediti a pratiche discutibili, semplicemente perché credo che il fatto stesso che siano stati comunque pionieri in un certo senso, anche se in altri casi hanno scopiazzato da culture più fiorenti della loro inizialmente, vedi tutto quello che è stato sottratto tra virgolette agli egizi e trasferito verso quello che era la cultura della Magna Grecia. Però no, purtroppo al di là delle pratiche, tu non studi le pratiche. Aspetta. Tu studi altro, anche se poi no, nel senso il simposio vabbè. No, vabbè, però il simposio penso non fosse quello, cioè ci potrebbe essere collegato, però vi ricordo tra virgolette il simposio del metallo di pensiero storico, è che comunque non va nemmeno giudicata quel tipo di pratica, perché è semplicemente figlia di un'altra, di una mentalità di cui noi siamo eredi in piccola parte, quindi noi non possiamo sarebbe come giudicare il cannibalismo di alcune società in un periodo storico diverso, cioè è impossibile farlo, perché ovviamente è proprio un'altra mentalità, nonostante noi siamo eredi in un certo senso di questo pensiero. Però non bisogna fare questo errore, è proprio la stessa cosa, cioè contestualizzare, è completamente diverso. Infatti Luba stava dicendo, giustamente rispondendo a Vince, quello che ci sembra la cosa corretta, no? Sì, esatto, ma non si parla di pederastia in realtà. Cioè, nel senso che su questo andiamo su un discorso su cui, se volete, ho dato anche un esame, ma mi annoierei. No, mi sembra troppo. Sarebbe da fare una live a parte, ma lei non vuole tornare, capite? Voi perdete tutte ste piccole perle che lei non vuole fare. Quindi vado sulle cose più normali. Prego, Sofia, prego. Carissima, dopo questa brevissima parentesi, che sono sicuro riprenderemo in altri contesti.
E non era nemmeno così pederastico. Visto che è stato un excursus degli R2P questo qui, no? Sì. Qual è la canzone che porteresti con te? Come indimenticabile, che sta proprio dalla prima parola all'ultima e che canticchieresti in un mondo solitario? Allora... Vabbè, sono preso domande difficili, cioè... Ci sia domande facili, che faccio a fare? Ecco, il benvenuto. In vende! Che bello! Vai avanti, te lo dico tra poco. Ce lo dice tra poco. Marco, vengo da te perché Frankie ci sta a pensare pure lui. La canzone che porteresti con te in un mondo... desolato, che sai dalla prima all'ultima parola, qual è? No, dalla prima all'ultima parola non la so tutta, nel senso che in inglese non la so benissimo pronunciare, però Where is the Love, The Black Eyed Peas. Ah, tu porteresti Black Eyed Peas? Oh, questo porterebbe Black Eyed Peas. Where is the love? Stasera siamo tutto un brivido. Nigel, tu che ti stai perdendo e mi sembri una donna col cerchietto di stile principessa con la barba. Sei molto 5. Oddio, sembri quello dell'Euro Contest, no. Nigel. Mamma mia, Nigel, Euro Contest, fermate, te devo mandare qualcosa. Io non mi sto perdendo. Voi non va, ricordate, tiè, Nigel, è per te questo, è riscattato solo per te, vai. Che meraviglia, che sogno! Vai, Na, dice, qual è la canzone che porteresti? Allora, molto semplice, ovviamente la mia preferita è... Oddio, aspetta, perché tu hai detto porteresti... Io mi porterei November Rain, che è la mia preferita in assoluto. Oh, non male. E poi andiamo sui Guns N' Roses, quindi stiamo a parlare di... Ce l'hai un parere veloce, sentimentale sulla canzone? Parere veloce... Perché comunque parla di... Come te lo posso spiegare? Cioè, vabbè, che ti trasmette a parte il motivo te? No, non devi spiegare il testo. Che ti trasmette a te, perché? No, ma semplicemente è una canzone a cui sono affezionato, perché mi piace innanzitutto come testo, come musica in generale. Proprio come la storia della musica anche. Intanto in chat. In chat mi vuole la storia da... Tu hai aperto il filone storia della musica, perché... Giustamente Luba dice che porterebbe l'Hagimen dei Verb, Frustex, vabbè, Egos, poi no, Luba ha cambiato, poi porterebbe 2 più 2 uguale 5 di Radiohead. E anche No Surprise. Attenzione, perché Boia, Starman di Bowie è bella. Marco, tu il valore bella. Sentimentale di Where is the Love non ci hai detto. Francesco è molto garagista. Non ho capito, Stefano. Eccolo, non ho capito. L'uomo dall'orecchino di perla. Dimmi, Stefano. Qual è la sensazione, il sentimento che ti spinge a scegliere Where is the Love? Che ti trasmette? Perché? Cioè, ogni volta che l'ascolto, il ritmo, il sound, le parole, e pure il video ufficiale, no? Io penso sempre che questa canzone mi dà sempre emozione ogni volta che la vedo. Quindi dico sempre questa è la cosa più bella che ho mai sentito ogni volta. A me mi piace. Pure a me, anche a me. Frankie, la tua canzone che porteresti? Ma io sono arrivato e comunque, vabbè, ne ho sentite tante, però una delle mie preferite rimane Unforgiven 2 dei Metallica. Ciù, per dire che non starnuto, Unforgiven 2. E tu, scusami. Vabbè, ci sta. Vabbè. Dei Metallica ce ne abbiamo anche una, io e Stefano. Che ti trasmette, perché? Beh, sì, direte sì. Che ti trasmette perché quella? Direi. Non lo so, mi... Allora... I nani di Ricerpento sono questa... Amore. Fermi tutti, scusate, qui è stata fatta una cosa che merita quantomeno il mio... Un applauso! Vai, Frank, che dicevi? Allora, a seconda... del momento, cioè se sono triste e la metto mi aiuta a, diciamo, con la tristezza, se sono felice e la metto mi fa stare ancora più felice, cioè non lo so, è tipo come se fosse universale, cioè in qualunque situazione la metto mi fa sta bene, comunque mi risolve la situazione, non lo so. Camaleontica, vai. Allora, io posso dirne due? Due, no, una. No, dipende, io avrei due mood. Ah, questa o niente. O Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, e nel momento più così, Please 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 degli Smith. Quale porteresti dei due? Entrambe, perché sono fatta così. Non ne puoi portare due, sì, ma perché ne devi portare due? Uno per orecchio, vai. Vabbè, io Wonderwall Oasis.
Mizuki poi dice Take on me degli Aha, ma penso che stessi a scherzare, perché poi The Blower's Daughter non mi dispiacerebbe. Bella, e bella anche quella di Massi, Since I've Been Loving You, vabbè, ma qui una ne dovete portare, no? 40.000, vabbè, ma uno parla, non è che devi essere così rigido, mamma mia. Ah, questa è una domanda molto, molto bastarda. Però qua. dovete essere sinceri, regà. Quale politico porteresti? Qual è la domanda Cosa? più No, questa no, questa mi sembra un po' no. troppo eccessiva come cosa. Puoi portare soltanto un giocattolo della tua infanzia su una valigia mentre stai partendo e andando in una nuova casa. Tutto il resto va bruciato o comunque va buttato via. Quale giocattolo ti porteresti della tua infanzia? Comincio con Sofia, vai. Il gioco a cui ero più affezionata piccola, che era il Memory. Ok, lei si porterebbe il Memory. Frankie, che te porteresti? Qual è l'unico gioco che porteresti nella valigia dei ricordi? Giocattolo, Gioco inteso, cioè nel senso posso anche non un gioco, pupazzo, qualcosa. no, giocattolo di quando eri bambino. Cioè, a ricordo, in ricordo dell'infanzia, che metteresti in questa valigetta dove racchiudi tutta. No, il Game Boy non vale. Io c'ho questo. Lo Luci, faccio pure vedere. ce lo è fa un anche peluche di vedere, quando ero piccolo. attenzione. Carino. È un peluche di quando ero piccolo. Ce l'ho sempre lì. È l'unica cosa che porterei. È un cagnolino, Carino. carino, grande. La cosa Bello. più cara che c'ho, ce l'ho da quando ho 5 anni. Si chiama Petit. Oh, grande Frankie. E tu invece, Marco, che porteresti? Qual è il giocattolo che porteresti con te dall'infanzia? Praticamente, c'avevo un giocattolo di Spider-Man, così piccolino, così. Un action E figure. lo facevo sembrare, però lo immaginavo che era Goku e faceva le onde energetiche. Carino, c'è la Questo è storia il qui mio. dietro. Attenzione. Così Ecco, passavo Luba ha il mio indovinato. Vedi, pomeriggio. Luba ha indovinato. Mi porterei Michelangelo da Tartarughe Ninja. Che poi non vale. Bravo, Massimo. Il Megazord, quello. Bravo, questo mi piace. Niger, tu qual è il portresti? Ma me l'ha appena rubato Massimo, cacchio. Il Il Megazord, pure te. Megazord. Sì, io ce l'avevo, era bellissimo, me ci divertivo, ma Ce come l'avevo un pupo. anch'io, bellissimo. Era gigantesco. Sì, E io spettacolo. invece porterei il C'erano mio 60 giochi in Batman. uno. In quanto? 60 Il mio centimetri. Batman del Sì. 1992, regalato da papà quando c'avevo solo 4 anni. Quindi direi che va bene. E quello è, sta ancora qui che si aggira di sopra da qualche parte. Si è seduto perché non riesce più a stare in piedi. Ora c'ha l'anni ormai. C'ha l'anni. Mi sembra un Bruce Wayne dei altri tempi. Vabbè, detto questo, adesso do il via alle domande personali. Do il via alle domande personali. Ho chiuso io con le domande. Le domande le fanno gli spettatori, quindi Frustex, Misuki, Luba, boia, via. Domanda, dovete mettere però prima la persona alla quale la volete mandare. E lì poi scrivete la domanda. E nel mentre, giustamente, io mi ricordo come sempre che qualcuno dovrà tornare con dei format, secondo me. Qualcuno, Nigel e Sofia, proprio assenti proprio. Non va bene. Sofia è entrata di plastica. Oh, fate qualcosa, oh. Punzecchiate, punzecchiate. Siamo pronti per domande personali. Frankie, tu sei pronto per qualche domanda personale? Si è levato il microfono perché non è pronto. Che si fa? Che si fa? Fa gli impicci? Sì, molto probabile. Marco pronto per domande personali? Scusate, scusate, eccomi. Sì, sono pronto. Allora, prima domanda. Attenzione. Massimo dice a Marco: quanto rimorchi? Mi astengo a rispondere. E a Nigel, cosa usi per la barba? Niente. Io non ho dato proprio Aspetta Massimo, ma per niente. farla crescere o per sistemarla? A parte Per i scherzi, te sistemarla il la rasoio faccio pure io la domanda, elettrico. Nigel, che fai per farla crescere? Niente, cresce da sola. Basta C'è una che bella non la tagli crescita. poi, No, ma fondamentalmente. poi Nigel c'ha una barba molto nera, 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 Ma bellissima. fermi, stanno a partire domande, fermi. Allora, intanto che Massimo ci pensa. Attenzione.
Il film mi dice che da 15 anni mi becchi mi aveva regalato un Mazinga di ferro. Dice Luba, ci racconta la storia dell'infanzia, una roba straordinaria con cui percuotere gli altri bambini, giusto? Pericolosissima. Allora, Giarca dice: Stefano, si è deciso ad abbiurare Giorgione da ogni gioco possibile e immaginabile che riguardi il calcio? Sì, infatti, neanche su PES Squiddy è più presente. Mizuki chiede a Sofia: quando torni con Arte a Parte e perché proprio a breve? In che senso? Perché proprio perché ho risposto proprio a breve? Perché sto nell'ultimo anno di magistrale e quindi, se ti vuole, tra poco sarò laureata nuovamente. In questo periodo pandemico sono stata caricata più di quanto lo sarei stata durante l'università. Quindi sono mesi che... Che meraviglia! Che sogno! Quindi ecco perché a breve. Spero di finire a breve la mia sessione d'esame e potermi dedicare alle mie attività, diciamo, più rilassanti. Giustamente poi Massimo chiede: giustamente, qual è in linea col programma di oggi? Cioè, in linea con l'interesse per Arte a Parte, la risposta Sofia chiede: niente olio o balsamo? Olio. Io. Credo che sia riferito alla barba di Nigel ancora. Penso veramente pure io che sia riferito alla barba. Comunque niente olio, niente balsamo. Niente olio, niente balsamo. Al massimo te faccio lo shampoo, ci faccio. No, alla grande proprio. Pubblicità occulta a breve, eh. Mo ci mostrerò il prodotto. Le faccio una domanda intanto io che loro ci pensano. Ma scusatemi, ma voi avreste mai pensato di trovarvi in una situazione del genere su Twitch? In che senso? Che ne so, ve l'avessero chiesto 2 anni fa, 3 anni no. fa. No. Io mi butto però. Marco! Sì. Ma io non conoscevo neanche Twitch, ragazzi, scusate. Infatti, no, nemmeno quindi... io, nemmeno io, bravo. Nigel? Ma io sinceramente... non lo so, sinceramente. Ci avresti pensato di streamare su Twitch? No, non lo so. Non c'è, questa è la prima volta, immagino. Mai fatta. Vabbè, a live avevi fatta non pensavo su YouTube sarebbe... addirittura. Oh. Eh? A live avevi fatta su YouTube un anno fa, eh? Sì, vabbè, su Twitch però proprio zero, perché Twitch è proprio un'altra piattaforma, un altro modo di interagire pure con la gente... YouTube era molto più statico, diciamo. Quindi non ci avessi... Franky, ci avresti mai pensato? No, io no. Attenzione perché arrivano domande per Franky. Ma Franky ha veramente il suo peso specifico tra voi persone serie e ragazzi del secondo piano? Ce l'hai il tuo peso specifico? Cioè, tu influenzi in qualche modo? Boh, se è modono di loro, se no, devo dire. No, dice che scherzi, per me, Permessi. Per me ha il suo peso. Certe Franky, volte... zitto, ne sa. Certe volte sì, è indispensabile. Sapere, sì, indispensabile, Franky. Franky parla pure giapponese. Appunto, cioè, Franky... Hai capito cosa? Io spento parlo italiano. Ecco, no, Marco, attenzione. No. Esatto, allora, esatto. Poi Mizuki chiede, Franky e Ste, quindi domanda doppia, sia a me che a te. Pullate domani per Gino? Cioè, se prova con quel poco sì. che ci avevo. Luba fa la stessa domanda a Franky. Pulli per Gino domani? Ovvio, mi manca il portiere. Vabbè, questi sono i simboli che arrivano. Abbiamo portato a casa sia Tsubasa che Naturese, ma manca il portiere, mo. Guarda che ventriloquo, che lui ride e parla. Allora, vabbè, Giacca dice che scusa con Franky, che solo lui lo scusa. Per tutti, un formato che vorreste portare, un format che vorreste portare, dice lui, credo. lo so, Giacca, tranquillo. Per tutti, ragazzi, un format che vorreste portare. Ma guarda, io volendo ce ne stanno due che so sempre riguardanti la videoludica. Porterei anche un Rise of Kingdom e... Attenzione, app, quindi... È un bel gioco di strategia. E? Dove ci serve tanto cervello, perché ci vuole tanto cervello. E ovviamente anche Rogue Company, è un gioco sottovalutato, console, ma che sta andando veramente sia tanto. Sia console che smartphone. Marco, tu porteresti un format, quale porteresti? Che format vorresti portare? Argomento sarebbe, quale argomento vorresti portare in live? Calcio? Calcio
e consigli su Fantacarcio se qualcuno li fa, lo fa. Oh, vedi, bello. Sofia, che vorrebbe quello portare? Quello che dice Luba, forse sono noiosa, però insomma, come tu sai, un'altra mia passione è la letteratura. Sotto pure io sono appassionato di letteratura. Noiosa, sotto sì. Quale vesti? Analisi degli scritti o commento? In realtà ultimamente mi sto molto cioè a scopo didattico sì, no, o critico? In generale direi proprio soltanto per lettura e... Ma in realtà ultimamente mi sto appassionando anche alla poesia, che è una cosa che avevo lasciato, avevo trascurato. Ma la porteresti a scopo critico o didattico? Entrambi, cioè. Entrambi, ok. Lo stesso finalità. Franky, tu che format porteresti? Ci stiamo a provare, Dragon Ball Legend, dato che è l'unico gioco dove ormai sono molto, molto, molto esperto. Io invece penso diciamo, che porterei... Vorrei portare pure io qualcosa che però questo volevo portare fino a poco fa, quindi una bella live corale dove poter interagire, siccome mi reputo tormentana degli R2P, dico che mi piacerebbe tanto la live di calcio con poi, scusa, tutti gli Stefano, uomini. Io porterei... Con tutti gli uomini, lo dico, qui lo dico. Scusa, posso dire una cosa? Vai. Vai, vai. Dico, potremmo pure portare... dei monologhi e farli su Twitch. Certo, ma tu hai un... Noi abbiamo due strumenti di teatro qua, non ce lo dimentichiamo, adesso mi è venuto in mente. Marco e Massimo. Vorreste portare qualcosa perché a sfondo no? teatrale? Perché non portiamo qualcosa di teatrale? No, cioè, monologhi live. Ragazzi, bambino live. Questo è finto entusiasmo. Live. Questo è finto entusiasmo, dura 5 minuti, non gli date troppo credito. O sta a fama, sono solo i 5 minuti a Sofia, non dare retta a quello che dice. Il mio canale dove farò solo dopo domani poi sparisce e ti dice: no, guarda le cavallette, l'alluvione, capito? Allora, attenzione, Sofia, qual è il più grande scultore al mondo e perché proprio il Bernini? No, a me Bernini sta antipatico e tu lo sai perfettamente, Massimo. Per cui sai perfettamente che io tra Bernini e Borromini sceglierò sempre Borromini, però scultore preferito... Devo essere per forza banale, ma è per forza Michelangelo. Comunque Luba dice che lui sinceramente prima di essere ospitato sul secondo piano non pensava che avrebbe mai usato Twitch. Ma tu non sei ospite, sei vicino e sei pure VIP, ma che stai a dire? Vabbè, facciamoci consigliare, dicimi subito da Marco che siamo due sfigati sul fantacalcio. Marco, già chiedono consigli qui, sembra che stia andando Guarda. In porto, eh? Sembra che stia andando in porto. Guarda, io sto al terzo posto su 10, in quanto a calcio a 10 persone, sto al terzo posto. Ho Cristiano Ronaldo in squadra con Muriel e Destro. Rivelazione del fantacalcio. Se si può giocare con Mattia Destro, guarda. Presa a 1. Però è subito andato su un coso. Preso a 1 e mi sta segnando a raffica. So, Ronaldo mi sta deludendo, preso a 311. Il centrocampo c'ho Kessi, Lazzari, Bakayoko, Ruiz, vabbè, mo sei partito con Tonali. Tutta l'informazione, che è partito il format, fermate un attimo. Niente, no, vabbè, volevo spiegare la squadra, visto che qualcuno è interessato. Allora, ha detto pure giustamente Vince Misuki, dice pure che lui anche recita e che sarebbe un ottimo format qualcosa all'insegna della recitazione. Bello, bravo. Ragazzi, ma io chiedo chi è che va in Luba Burla è ultimo. Senza offese, non chiaro, lo sta facendo. Sono tutti Luba Burla, non sta facendo gli scambi. Io mi prendo questo periodo. Il di Massimo, il miglior bar a Roma. Il miglior bar a Roma. Il Gran Caffè Massimo. No, direi. Ovviamente Ciampini. Scherzo, scherzo, è il bar di Massimo. No? Scherzo, scherzo, è il bar di Massimo. Raga, io non riesco a capire questa chiambita tutte le volte. Vabbè, il mentale della gente che ha toccato il porto di questo canale. Vabbè, no, se fa pedine nel senso, mo mi è venuto in mente il direttore, potrei dire Emilio Fede, un direttore qual denti G qualunque, dai. Ma Stefano, ma chi è? Che meraviglia, che sogno! Cosa, scusa? Hai detto? Marco, che hai detto? È il Mentana dei ragazzi, il secondo piano. Giarca Rus, chi è? 77. È Giarca, è Giarca Ras, Rus. Ma posso fare appunto, faccio una domanda a tutti i vicini che ci stanno guardando, ma sono passati perché sono passati, ma chi è de loro, io non so contemplato, ci sto tutti i minuti, è chiaro che, e quindi non mi offendo se non dite me, ma chi è il vostro preferito dello staff? Questa è una domanda, capisco che vi piacciono tutti, ma se proprio
uno preferito a cui dici vabbè, questo però ce deve stare per forza. Mi sta troppo simpatica gli Arcarus 77. Ma non era per dire... Marco si accaparra i voti già, capito? Sì. Non comincia. Lumba è fantastico. Ah, raga, non sta scusami, posso dire una cosa? No, Sofia è in categoria. Sofia è in categoria. Posso dire una cosa, però? Scusami, eh. Sì. Io ho parlato di fantacalcio e sono interessato. Ho parlato di recitazione e sono interessati. Cioè, ovvio che vengo io. Come gli è uscito quello? Ovvio! Ti è uscito un pollo! Un pollo da solo ti è uscito! Vabbè, ma Sofia non fa categoria. Ma come fa? No, dai! No, Giarca, non attacca con tutti i voti. Giarca, ci vuole diretto, qua è il voto. Uno dei loro quattro, dai, su, votate. Io voto Sofia. Ma tu non puoi votare! Sta votando me perché sa che sono il più forte al televoto e quindi vuole... È tutta una tattica. Ah, e poi considerando pure eventuale ritorno. Nigel mi ispira grande, estrema simpatia. Certo, sta a commentare piano piano. Attenzione. E ti sbagli, qui commentano. Ma come te sbagli? Ma se c'hai cuffiette che luci. Nella vita privata, una persona. Guardalo che sembra un fuciliere dei cacciatai. Guardalo. Mi sembra l'ammiraglio Akbar. It's a trap. Niente, vedete. Allora, ragazzi, io direi di fare una diretta mentre Nigel si fa lo shampoo alla barba. Non abbiamo pensato a un tutorial, dato che erano interessati anche alla cura della barba. Un tutorial in diretta della cura della barba. Esatto. Ma scherzando, sarebbe il mio. Tu hai intenzione di fare il percorso di studi? Grazie, mi piace fare la parte della donna erudita. Grazie, Luba. Ma le donne sono sempre erudite. Se dici qualcosa di negativo a una donna, scatta automaticamente l'accusa di maschilismo. Ma non è vero, non è vero. No. Sono molto... Come no. Sono molto aperta a qualsiasi critica. Chi mi conosce lo sa che sono una persona estremamente autocritica. Potrei prenderla inizialmente con un po' di isteria. Vabbè, hanno votato per la forma triangolare. C'è sta, raga, adesso, hanno perso. Adesso ti... Raga, ve dico pure io. Che ho detto la forma triangolare, che ho detto? Non ti puoi dissociare dal triangolo normale, che vuol dire? Comunque ragazzi, il miglior bar di Roma ha chiesto Massimo, io direi Usuo. Che domande vanno a rompere. Chiedono se te la foni, quanto calore e quanto tempo, spazzola di cinghiale? No, stavo chiedendo Giarca, bravissimo. È vero, guarda che non serve. Ma no, ma Nigel non fa queste cose, raga. Nigel... Ma io sono rosso. Aspetta, comunque anche rosso è troppo stai. Ma perché Frankie studia? Ma no, sei serio? Ma Frankie, o stai fisso con la bocca aperta oppure che è successo? Ti muovi, parla. Francesco sta studiando il pollismo. Francesco sta studiando il pollismo. Tu vorresti intraprendere un percorso di studi perché dati i risultati mia De Sofia e De Marco, non ti auguriamo di andare più a beni culturali, insomma. Io sto benissimo, invece. No, in realtà io non sto prendendo, non sto cercando. Mia, ore, giuro, breve, te giuro. Scusa, Fra, riparla, scusa. Mi era partito recentemente con Sofia. Non sto cercando perché per quanto riguarda la grafica non... Cioè andrei proprio fuori tema. La cosa che si può fare però sono dei corsi di specializzazione che diciamo sono a pagamento e sono un po' ovunque. Adesso appunto sto vedendo di andarne a fare un po'. ma non mi sento Ventana Emilio Fede, oddio, aiuto. Non mi sento. Lui ti sente un pollo. Iacca, ti sento un pollo. Veramente, se devo dire la verità, mi sento un po' Avenier. Belli di scia, ma sento un pochetto Avenier. Belli di scia. Mara Avenieri, invece delle dette c'è il naso gigante. Te posso dire una cosa, Marco? Chiudi sta fogna, bello di scia. Fa una cosa seria. Allora, giustamente qui c'è modo e tempo. Mo stiamo andando in chiusura del live perché giustamente abbiamo anche rotto e ci sta come cosa, eh. Perché voi avete una vita e fa combaci a 5 vite non è facile. Però
dato la pill che comunque avete tutte e quattro, sarebbe il caso di ripresentarsi nelle varie live. No, Sofì, tranquilla, ci chiamiamo, te preoccupa, tornerai quando la sentirai più comoda. Quando esce l'SSR torni Chi vuole che invece venga allora. fatto Ah fuori proprio Stefano? sì, facciamo Insopportabile, così, o curi insopportabile. tu poi tutto quanto, No, vai, insopportabile. riscatta i punti Franky, canale. comunque ci sono anche dei consigli giusti, per esempio Carrara. Carrara? Sì, Vabbè, ma mancate come mi di Carrara. sposto? Scusate, sarebbe bello, ma... Che Marco, strano, reciti sì. sì! Marco, Vince chiede, Misugi chiede se reciti. Recitavo Andiamo a quando mostrare i non lavoravo a cortometraggi, tempo Marco. pieno. Di spamma i link dei cortometraggi che stanno su YouTube un po'. Mi Sei facevano far pollo capace? nei cortometraggi. Così ti vedono recitare, sei capace a farlo? Sei capace a metterti Io? in gioco? Poi vediamo. No, Poi vediamo. Aghi, no, ma penso di no perché è bella tardi, mo. Frustex dice, ma secondo voi si può affermare che il dramma borghese, ma che sa di, è moilerano e che Moileriano, la sua Moilergia, evoluzione ottocentesca, leggi? Che sia semplicemente un giusto c'ho exploit occhiali, raga. romantico, oppure è la concentrazione di alcuni geni come Goldoni e poi Ibsen? E quanto ha influenzato il Come pensiero Goldoni, estetico di Diderot? capito? Allora, posso dire una cosa a Massimo? Ecco qua. Ecco perché lui non rimorchia. Ma tu che cosa pensi? Leggi sta cosa, te mo scippalle. Devo dire la verità? Un po' Cambia, mi dispiace. Massimo. E penso che tu sia d'accordo con me. È un discorso che ti annoia? A Ci me stanno tre uomini che rido, posso essere d'accordo con te? Ma che figura ci farei? Chiaro che no, sono d'accordo con Marco, chiaro. Anche è morto nel mentre, Devo per non forza fare un vorrei gioco dire di niente. squadra. Si chiama Branco. Scusa, E vabbè. Tanto di cappello, Sofia. Passa. Il primo che capita, vai. Pure te mi mette il cappello. Noi stiamo qui, come no? Vai, vai. Vai, vai. Devo fare? Mette il cappello. Tanto di cappello. Frustex se E sta a che devo divertire con i fare? punti. Niente. Ah, Devi rimanere così? col cappello come Neil Young. È così. E qualcuno si stava a preparare pure a rifarlo, eh? Vabbè, comunque direi che potete pure tornare. Voi che dite? Chi è che tornerà? Chi si offre? Volentieri, molto volentieri. Addirittura. Allora, Nigel ce lo prenotiamo per una serata al massimo nei weekend, direi. Ci proviamo. Io direi, aspetta ragazzi, proporre un altro format pure io. Una serata a cazzeggio con la birra in mano e cazzeggiare. Eh sì, così ci arrestano facili, ci bannano. Mica può fare una cosa del genere, eh? Sofia non può neanche rispettare le regole del canale Twitch normale, si è già levata il cappello, per esempio. Allergica. È allergica al cappello. Alle Vabbè. bombe. Allergica. Vabbè. È allergica, raga, è allergica. Funziona così, le donne hanno il potere. No, sono Sofia, ma allergica. ti sei schiariti i capelli? Li ho proprio tagliati. Ah no, ma l'avevi visto che li avevo tagliati? Marò. Sì, già mi ricordavi tagliate. Sì, ho cambiato, ho rivoluzionato la mia immagine. Infatti se ne cresce pure le basette. Vabbè. Oddio mio, basta, io non penso tornerò. Facciamo. Infatti sta già a fa. Cioè, la telecamera rotta. Allora, pronti via. Direi che andiamo ai saluti. Marco, un saluto in puro stile Marco. Allora, Massimo, spero che rimorchi domani al lavoro. Mi raccomando, basta che ti tieni la bocca chiusa e rimorchi, va bene? Un Questo è bacio a il tutti. saluto di Marco, molto. Ma Nigel, un saluto in stile Nigel. Che stile è il mio? Ma Non io si può che ne so, fare, Nigel, dopo lo ti devi inventare a te, che ne bannano. so. Comunque, bella a tutti, ragazzi. Ci Questo è Favij. vede prossimamente. Vai, Frankie, un saluto in stile Frankie. Beh, che posso dire? Vi dico infine che abbiamo parlato un po' di tutto, quindi il Messico per dire, capito? Se è piaciuto, un saluto in stile Sofia. Ciao! Stavi leggendo. Ciao così, ciao, vabbè. Vabbè, direi che da questi disadattati, nonché sfollati in trasferta, perché sfollati, ma no neanche, guarda, io direi sbandati allo sbaraglio proprio, sbandati allo sbaraglio
i ragazzi del secondo piano, finalmente l'avete conosciuti. Per il momento è proprio tutto da questa live. Ciao 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 ciao.